bentornate sul mio canale. Oggi il nostro consueto appuntamento dei prodotti finiti di maggio 2022. Sulle labbra ho questo rossetto di Bobbi Brown nella colorazione Crushed Lip Color Baby. È una mini taglia, però vabbè, mi piace perché è molto estivo. Poi oggi sono super shue perché sono appena tornata dal lavoro, devo girare il video, poi l'allenamento, ciao e cavoli. Allora, direi di cominciare subito. Ho terminato Benessere Dream Climb di Erboristeria di Binasco, è l'integratore di cui vi ho parlato su Instagram. L'integratore, sapete che io non prendo spesso drenante, integratore eccetera eccetera, perché penso che noi siamo abbastanza autonomi, però questo mi è piaciuto molto perché ha la funzione epatica depurativa dell'organismo, ananas, contrasta degli anestetismi e della cellulite, con cardamomo, tarassaco e carciofo al gusto lime. Perché è particolare questo integratore? Perché è un integratore in polvere, quindi è una polverina, ne basta un grammo, quindi non è un integratore acquoso dove è già diluito con l'acqua. Questa polvere va messa nell'acqua ed è molto molto efficace, fa andare bene in bagno, ha un gusto gradevole, non vi fa venire sete e soprattutto è vero che sgonfia tantissimo la pancia, ma aiuta proprio a depurare l'intero organismo. Infatti io l'avevo preso un mesetto prima di fare le analisi del sangue, perché comunque avevo anche preso le medicine quando ho avuto il Covid eccetera, e devo dire che mi ha aiutato tantissimo. Chi mi segue su Instagram con le mie diatribe ne ho parlato, ho detto che ho avuto le analisi perfette, mi hanno praticamente dissanguato. Ve lo consiglio soprattutto se avete problemi di fegato, perché appunto contiene anche la betulla e il carciofo, però non è molto molto amaro. Costicchia, ma ragazze, qua dice che questo integratore da non so quanto sono, l'ho visto prima, da 60 grammi, deve durare 40 giorni, se lo usate in maniera corretta dura 40 giorni. All'interno il suo dosatore, voi non dovete riempirlo, ma un terzo, qua c'è proprio la lineetta, quindi metà del dosatore, e funziona. A me è piaciuto molto, ogni tanto sicuramente la ricomprerò. La trovate proprio sul sito Erboristeria di Binasco. Ottimo. Poi ho terminato anche il Polase Sport, il mio amatissimo Polase. Adesso sto utilizzando anche l'integratore di Full Spring, le mie bombette che devo dire che valgono il prezzo che hanno, soprattutto quello da recupero, ma questo lo metto soprattutto nella borraccina quando faccio gli allenamenti intensi, dove devo continuamente reidratarmi durante l'allenamento a scatti, e questo mi piace molto, costa 10 euro, però ragazza vi rimette subito al mondo. Poi ho provato burro di calendula con estratto di calendola e perico e licriso di Officinalis, tra l'altro lo stesso brand dell'artiglio del diavolo che ho preso. Buono, molto molto burroso, ma estremamente lenitivo, infatti come vedete il mio eritema sta migliorando. Poi ho terminato Wilkinson Extreme 3 Echo Green, mi sono trovata bene, mi piacciono molto Wilkinson, e anche questo nella sua versione ecologica del pack mi è piaciuta. Ho terminato Baby Pediatric Fresh and Clean, queste sono le salviettine umidificate, le utilizzo alla correnza, sono 98% di acqua purissima, maxi spesse, mi sono piaciute moltissimo. Poi l'Evelyn, ho terminato queste qua di Evelyn che sono al contrario, mi trovo bene con le veline del DM, come queste dell'Esselunga che qua li chiama fazzoletti, certificati ecolabri con la carta riciclata, pur essendo con la carta riciclata non erano ruviti né niente. E poi ho finito anche questi Baby Love che sono maxi formato, quindi sono 100 maxi veline a 3 veli, mi sono trovata divinamente, le ho provate a poco e avevo fatto scorta. Poi non cascare, ho terminato la saponetta latte idratante di Nidra, lava bene ma non è una delle mie preferite, molto molto delicata, sgrassante ma non eccessivamente pulente, ecco, preferisco il sapone di Marsiglia oppure le mie saponette della Dove all'olio di argan, che quelle sono eccezionali, mi sono trovata bene ma preferisco altre. Io ho terminato SOS Denti Protegge e Allevia la Sensibilità, dentifricio senza parabeni SLES e Triclosan di Dottor Ciccarelli, tra l'altro lo stesso Dottor Ciccarelli che fa anche Pillo Giancarezza. 75 ml di prodotto, mi sono trovata benissimo,
non è mentolato ed effettivamente dà sollievo ai denti gengive sensibili. Andrea ha terminato Menta Dent White System, non mi ha detto niente, quindi è andato bene. Sempre lui ha terminato Equilibra Zenzero Colluttorio, freschezza intensa, 90% di ingredienti naturali, senza alcol, saccarina e sless. A lui è piaciuto, a me no, infatti io avevo cominciato, poi l'ho dato a lui, perché all'interno ha quella menta che mi provoca l'acidità di stomaco, non è forte nella bocca, rinfresca sì, ma non eccessivamente, c'è questo frizzantino dello zenzero che sferza un po', però a me faceva venire acidità allo stomaco una volta che lo utilizzavo. Io utilizzo il colluttore alla sera, al mattino sentivo proprio... mi veniva la nausea, e non con tutti i colluttori la menta mi capita, con questo sì. Per esempio ho amato Elmex, azione facile e veloce, rinfresca l'alito con un piacevole gusto della menta, rimineralizza e protegge dalle carie, questo mi è piaciuto tantissimo. Elmex ha proprio superato i BioRepair, mi trovo ancora meglio con Elmex che BioRepair, anche se BioRepair rimane sempre un ottimo colluttore in emergenza, ma questo è meglio. È mentolato, rinfresca veramente tanto, vi dà la sensazione di pulizia e di un'azione super antibatterica, però non dà fastidio allo stomaco, e questo me lo fa apprezzare. Ovviamente è una questione super personale, ecco. Bagno schiuma ho terminato di The Body Shop Shower Cream al burro di karité, questa è l'acquetta perché in realtà è molto molto denso, 250 ml di prodotto, appunto molto denso, fa tantissima schiuma, basta poco prodotto, lava bene, non pizzica, lascia la pelle molto molto morbida. Buono, la profumazione però non mi è piaciuta, sapeva di dopo barba. Poi io e Andrea abbiamo terminato Vidal Rinfresca e Rivitalizza Pino Classico, 750 ml di prodotto, molto molto buono, rinfrescante, energizzante, rinvigorente, buono. Poi questo profumo fresco che mi fa impazzire, anche a lui piace molto, sapete che spesso lo ricompro. Poi ho terminato Magnolia e Tè Bianco di Yves Rocher. Questi sono 400 ml di prodotto, in passato ero moltissimo in trip con Yves Rocher, anche se sono comunque ancora la consigliera di bellezza, ma sono stufa dei bagnoschiuma di Yves Rocher, non li ho utilizzati per un bel po', adesso l'ho ripescato, però mi sono stufata. Come bagnoschiuma ottimi, perché basta poco prodotto, come quelli di The Body Shop, sono delicati, lavano bene, hanno profumazione delicata in base a quelle che scegliete. Io preferisco le texture cremose perlate come il bagnoschiuma in questione, perché quelle in gel mi seccano, invece questo è ottimo anche per la rasatura. Il mio preferito rimane quella alla mimosa, ma anche questo è molto molto delicato, non sa molto di tè bianco ma di magnolia. Ne ho altre due in scorta di diversa profumazione, poi basta, non ne voglio più sapere. Non che non siano valide, ma sono stufa. Ho terminato l'Ifaclar, la crema detergente della Roche-Posay, in questo bidoncino da 750 ml di prodotto. Crema lavante, antiseccazza, mi è piaciuto tantissimo. Una crema, anche qua basta poco, aderisce perfettamente sul corpo, non casca. Il pom dosatore è utilissimo perché effettivamente fa uscire... È un po' un prodotto elastico, una texture bavosa elastica, però fa schiuma, lava bene, non va a seccare la pelle e la lascia morbida. Poi ha questo profumo fresco che io definisco verde, di foglie verde, ma non stucchevole, non tipo l'erba tagliata. Buono, buono. Io mi ci sono lavata viso, corpo e capelli a volte, anche sotto la doccia, dopo l'allenamento, oppure come una coccola, mi sono trovata bene. Se cercate un prodotto dalla testa ai piedi, escludendo la zona intima, è fantastico e dura anche abbastanza. Poi ho terminato il deodorante Pure Fresh, freschezza a lungo senza sali d'alluminio della CN. Allora, a me questo deodorante piace tantissimo, lo compro e lo ricompro, forse è la terza confezione che compro, perché mi piace il profumo, sa molto di Nivea. Come deodorante non saprei la tenuta, perché io non ho un sudore che ha bisogno di un deodorante strong, ve lo dico sempre, ci sono i deodoranti che mi fanno puzzare, ma perché è proprio questione del pH, perché se uso anche questo, che è molto molto blando, io sudo il profumo di questo e mi trovo bene, costa poco e lo ricompro spesso. Ho terminato protezione attiva di Saugella con il timo, particolarmente indicato durante il ciclo gravidanza postpartum e quando si frequentano piscine, palestre, spiagge e quando si viaggia. 250 ml di prodotto, mi trovo bene ragazzi, l'ho ricomprato nel bidone da 500 ml e lo porto in palestra tranquillamente, tanto io vado in giro con la valigia ovunque e non mi spaventa girare con la valigia con un detergente grande, tanto che fatica faccio dal borsone alla doccia. Mi trovo bene, non mi secca assolutamente la zona intima, pulisce bene, sento proprio l'azione antibatterica e vi dirò che lo trovo molto simile a quello di Nidra,
antibatterico, hanno la stessa texture, questo forse è leggermente più purificante, ma mi sono trovata bene ed è il mio detergente proprio da palestra preferito perché ho il terrore dei funghi. Tommaso, non mi buttare giù niente. No, no, scusate. Poi ho terminato lo scrub di Rituals, in realtà mi sta finendo anche l'altro scrub di Natura Siberica, ma quello è un po' più strong, quindi non l'ho utilizzato spesso. Questo scrub mi piace tantissimo, che sa di Nivea, misto mandorla, amara, buonissimo. È uno scrub salino bifasico che all'interno ha diversi tipi di dimensione di esfoliazione, quella più grossa con il sale, poi una volta che sciacquate rimane sempre qualcosa sul corpo che se lo rimassaggiate poi vi fa una pelle di pesca. Buona la profumazione, basta alla fine anche poco prodotto, 300 grammi di prodotto lo potete trovare su Douglas. Profumazione da volar via, un prodotto che ricomprerò, ma tutta la linea. Sto finendo anche la crema corpo, mamma mia che bontà. Poi ho terminato l'olio di mandorle dolci di Dr. Tuffy, non mi chiedete ragazze per il tappo, me l'ha mangiato Chloe, cioè io, Chloe e Tommaso, che sono tra due gattini, fratello e sorella, che mi fanno impazzire. Questo è il muschio bianco, l'olio di Tuffy e l'olio di Tuffy, buono, elasticizzante, basta poco prodotto, si assorbe bene, veramente ottimo. Poi ho terminato anche questo di mandorli al zagara, emolliente e nutriente, lo potete trovare sul sito Farmacia Vigorito, anche questo è molto molto buono, 300 ml di prodotto made in Italy, profumo tipo da pavimento, profumo da detersivo di pavimento della Nunca's, però è molto piacevole, è un po' più leggero rispetto a quello di Tuffy, si massaggia bene, si assorbe subito, ottimo. C'è Tommaso che mi distrae perché ha visto che ho qualcosa in mano. Poi ho terminato anche questo Infusions Cleansing Oil alla lavanda, che io poi ho utilizzato come olio corpo, cioè all'interno proprio la pianta di lavanda, perché comunque nell'ince non contiene nessun tensioattivo. È un olio pensato per andare a struccare il viso, però è quel tipo di olio che non si emulsiona, quindi che va tolto con lo sgrassatore dei piatti, quindi l'ho utilizzato sul corpo, mi è piaciuto, non mi ha dato nessun tensione, ottimo. Poi ho terminato il burro ricco di Natura Siberica rassodante anticellulite, io non credo nei prodotti anticellulite, burro corpo bianco siberiano ultra ricco, packaging sicuramente sbagliato perché il prodotto è troppo denso e difficile da togliere, 200 ml di prodotto, ma è una crema che conosco già, ne ho utilizzate altre due, è una crema buonissima, si assorbe subito, lascia la pelle morbida, compatta ed effettivamente vi dà l'idea di andare a lisciare molto la grana della pelle, mi è piaciuta molto come effetto idratante e elasticizzante, ottimo. Poi sempre per il corpo ho terminato body yogurt al latte di mandorla e miele di The Body Shop, sono 200 ml di prodotto, è una crema estiva ragazzi, è un gel che si spalma facilmente, che si assorbe subito, vi dà proprio l'idea di freschezza perché non si assorbe nel senso immediato proprio sul corpo, perché vi lascia proprio la patina bagnata, se si può dire così, ma non appiccica, idrata sì, ma non è una crema più idratante del mondo, alla fine idrata quello che deve idratare, insomma il giorno dopo se avete la pelle secca sentite che necessita, però la cosa bella è che lascia la pelle morbida e mi è piaciuta alla fine. Poi io e Andrea sotto la doccia abbiamo terminato Pantene, questo shampoo da 400 ml per capelli fini e appesantiti, zero silicone, oli minerali coloranti, principalmente si è lavato lui ma è capitato anche a me, era uno shampoo in gel, lavava molto bene, lasciava i capelli molto molto leggeri, puliti all'inverosimile, cioè i capelli mi duravano puliti tantissimo anche se facevo allenamento, quindi abbastanza pulente, abbastanza strong, anche ad Andrea è piaciuto, adesso gli abbiamo comprato un nuovo shampoo, noi siamo andati all'S Lunga, abbiamo comprato lo shampoo effetto ghiaccio di Elder Shoulders, adesso vedremo com'è, mi sono trovata bene, però io non l'ho utilizzato sempre perché appunto è molto molto pulente, secondo me la lunga va a sgrassare troppo, però che lascia i capelli puliti e voluminosi, questo sì, quindi ottimo. Io ho terminato il mio shampoo equilibrante purificante della Uriage, buonissimo, è uno shampoo che lava molto bene i capelli, non li appesantisce, va a riequilibrare la cute ma tende a seccare molto le lunghezze, però vi fa sparire il prurito, lascia i capelli comunque luminosi, iper puliti, ottimo, è un prodotto che compro e ricompro quando ho squilibri della cute. Poi ho terminato il balsamo del marchio Moerie, questo è un balsamo, cioè un marchio che mi è stato omaggiato dal brand,
tantissime cose mi sono piaciute, altre meno. Questo balsamo mi ha sorpreso tantissimo perché è un balsamo in flacone, quindi di solito i balsami in flacone, insomma. Però questo andava a districare veramente molto bene, pur essendo molto molto leggero come balsamo, come texture, come crema, ma districava tantissimo, andava a idratare i capelli, li lucidava un sacco, infatti li mettevo anche sulla cute. Questi all'interno contiene l'olio di macadamia, l'olio di cocco e caffeina, molto molto buono, mi ha sorpreso, con 5 vitamine, 18 aminoacidi, 250 ml di prodotto, super super promosso. Poi ragazzi, andiamo al viso, che qua ne abbiamo. Il mese scorso abbiamo battuto la pacchia, questo mese allora tre confezioni di Evelyn, i miei dischetti struccanti. Adesso capite perché io vado sempre a fare scorta, perché li adoro e li utilizzo, strautilizzo. Sono 50 dischetti a confezione, morbidi, ottimi. Poi ho terminato il Deep Cleansing Balm di Farm to Fresh, insomma, con il miele, avena e calendula. È un burro struccante che strucca sì, ma fa abbastanza fatica, non è uno di quei burri struccanti immediati come piacciono a me. Si trasforma in latte sì, ma dovete sciacquarlo con l'acqua calda. Se lo sciacquate con l'acqua fresca, insomma, non si scioglie molto bene, quindi dovete utilizzare un detergente abbastanza schiumogeno. Carino, ma non lo andrò a ricomprare assolutamente. Poi ho terminato Peeling Mask di Eco Cooking, tremendo ragazze, l'ho messo una volta sul viso, mi bruciava in maniera atroce, allora l'ho smaltito sul corpo. È una crema senza granuli che va a sfogliare in maniera enzimatica, sul corpo è andato bene, su una coscia, ma sul viso è assolutamente aggressivo. Terminato anche Lux Enzymatic Peel, visto le mie problematiche di pelle ho optato per l'esfoliazione un po' più nutriente, enzimatica. Questo è di Eteria, in passato mi piaceva tantissimo, l'ho ripescato, mi sono trovata bene. È un peeling enzimatico abbastanza unticcio, quindi oltre ad andare a sfogliare grazie alla papaina andava anche a nutrire la pelle. Mi sono trovata bene, però mi sono abituata troppo bene con altri tipi di prodotti, quindi questo non lo andrò a ricomprare. Poi ho terminato l'acqua struccante, l'acqua micellare struccante di Bioderma per pelli sensibili, idratante. È un'acqua micellare che strucca molto bene il viso, gli occhi fa un pochino fatica, ma non perché sia efficace, ma perché la trovo asciutta. Cioè, quando la metto sul dischetto, gli manca quell'aspetto ammorbidente, emolliente, scorrevole che vi permette di truccarvi. Questo sembra proprio di utilizzare l'acqua. Ecco, di solito l'acqua micellare è molto morbida sull'occhio, sapete l'effetto della glicerina, un po' più scorrevole. Questa era proprio asciutta, struccava sì, ma faceva fatica perché bisognava insistere. Allora l'ho utilizzato sul viso andava bene, struccava bene, non mi ha dato fastidio neanche nei miei periodi clou della pelle, lo sapete. Poi ho terminato lo struccante per le palpebre, il gelé con niacinamide per DSVR. Allora, un detergente che ho utilizzato anche questo sul viso, perché sugli occhi, oltre che a struccare male in maniera molto molto difficile, mi andava a bruciare gli occhi. Quindi su questo aspetto di delicatezza per pelle ipersensibile eccetera, per quanto mi riguarda, è bocciato. Sul viso è andato molto molto bene, però non l'avevo preso per quello scopo lì. Poi tonico, ho terminato il tonico rivitalizzante viso e occhi all'acido ialuronico idrolizzato di Somatoline, mi è piaciuto tantissimo. All'interno contiene anche il ginepro e l'acqua alle rose, 400 ml di prodotto, buonissimo. Un tonic che ho amato, va veramente a tonificare la pelle, va a compattare, va a risvegliare la pelle, quasi come se andasse a perfezionare la grana della pelle, la lascia luminosa, fresca e soprattutto idrata grazie all'acido ialuronico, ma senza creare la sensazione di tiraggio come per esempio quello della L'Oreal, super promosso, che andrò a ricomprare, e lo consiglio a tutti i tipi di pelle perché sia una quota di idratazione ma non eccessiva. Se avete invece una pelle sensibile, fragilizzata, col cupe rosa, avete bisogno di un tonico emolliente, vi consiglio questo di Apis, che trovate sul sito makeup.it, 300 ml di prodotto, un tonico favoloso che costa una sciocchezza ragazze. Un tonico molto molto delicato, addolcente, ammorbidente, lenitivo, ottimo, con una profumazione delicata. Contiene all'interno l'estratto di acerola, che è indicato proprio per le pelli con capillari visibili, stra amato. E il pump dosatore, il dosatore è molto molto comodo. Poi ho terminato anche il tonico riequilibrante formula detergente esclusiva di Alma Kay. Anche questo è un tonico che mi è piaciuto perché è ricco ricco di oli, come l'acqua
di estratti, come aloe vera, jojoba, acqua di mare, camomilla, cetriolo, ginseng. Infatti è un tonico rinfrescante, rivitalizzante e tonificante, quello che deve fare un tonico. Mi è piaciuto molto, appunto è riequilibrante, quindi non troppo idratante, non troppo purificante, perfetto per una pelle normale e anche secca, che ha bisogno un po' di riequilibrare la pelle in qualche occasione, diciamo magari preciclo, ormoni, stress eccetera. 200 ml di prodotto, l'unica cosa che profuma abbastanza, che potrebbe dare fastidio alla pelle sensibile. Poi ho terminato, di questo non ve ne ho parlato perché questo mese non ho fatto il video dei top e flop perché non avevo abbastanza contenuto, ho detto vabbè, sloggiamo tutto a giugno. Con grande sorpresa mi è piaciuto tantissimo questo prodotto, visto che ho provato il siero della stessa linea che non mi ha fatto niente, invece questo tonico viso riequilibrante, depura, rivitalizza con acque distillate di fior d'arancio e rosa rossa, aloe vera, acido ialuronico adatto a pelli sensibili di Astra Skincare. 125 ml di prodotto, mi è piaciuto tantissimo, un tonico che ho trovato veramente levigante, compattante, purificante, ma il giusto, mi lasciava proprio la sensazione di pelle pulita, pelle tonica, pelle vigorosa, ecco, ottimo, non mi ha dato fastidio, non mi pizzicava, quindi fantastico, ve lo consiglio. Poi andiamo avanti, ho terminato il siero alla vitamina C di Miamo, questa era una travel size al 30%, un siero molto molto concentrato che quando si applica pizzica un pochino, io lo si può addizionare alla crema se la pelle non lo tollera, io dopo un po' l'ho tollerato, lascio la pelle veramente molto molto luminosa, sana, con la grana della pelle bellissima. Questo è veramente un siero alla vitamina C eccezionale, però se avete una pelle sensibile attenzione perché è il 30%. Comunque a me è piaciuto, come mi è piaciuto anche il mini siero di lipidi essenziali, questo mi ha salvato la pelle quando avevo la pelle iper mega secca, è un siero in olio secco che si assorbe subito e va subito a distendere i tratti molto rugosi, molto secchi, lascia la pelle veramente più ammorbidita e più elastica, quindi gli permette ad andare a rigenerarsi, ottimo. Poi ho terminato anche il siero di Novexpert Booster alla vitamina C, non mi è piaciuto, questo è certificato EcoCert, un siero che costa un sacco di soldi, è un siero, era arancione, insomma, non mi ha detto niente, non è che un siero bocciato, però neanche promosso, perché sostanzialmente non ho visto la differenza. Voi potete dire, sì Kate, tu hai una pelle curata, quindi fai fatica a vedere la differenza tra un prodotto e l'altro. Ed è per questo, ragazze, che vi dico che non vale i soldi che costa, perché col siero della Roche-Posay, con il siero di Miamo, vedo la differenza quando utilizzo la vitamina C. Con questo non ho visto la differenza della vitamina C. Idratante, sì, leggermente, ma sinceramente 40 euro per me, no. Poi ho terminato il siero di Claire's Waterly Oil Drop, è un siero che avevo in ballo, ragazze, da tantissimo tempo perché non lo utilizzavo sempre. All'interno contiene l'olio di riso, l'olio di camelia, l'estratto di camelia, riso fermentato, l'acqua di riso, arginina, contiene anche ceramidi, laminare japonica, insomma ragazze è un siero favoloso, coreano. Sono 50 ml di prodotto, è un siero che sembra appunto un olio, infatti per questo si chiama Watery Oil Drop, ma è senza, non è olioso, è antiossidante, super idratante, illuminante ed è vero, è un siero che veramente idrata in profondità, rimpolpa, elasticizza, lascia la pelle luminosa, sana, per una pelle grassa basta questo senza... senza crema, perché è molto molto completo, si può utilizzare sia estate che in inverno, perché in inverno funge da siero protettivo, appunto ammorbidente, rigenerante, anche in estate come siero lenitivo, sempre elasticizzante ma post esposizione solare. Io l'ho amato tantissimo, infatti l'ho utilizzato, non dico al bisogno, però ne bastava veramente poco, sapete che i prodotti coreani sono concentrati. Poi ho fatto le ampolle idratanti lifting di Cosmetici Magistrali, sono ampolle che mi sono piaciute tantissimo. Dice pelle secca e disidratata con instant hydra lifting al 40%, sono 7 fiale da 2 ml, mi sono piaciute perché
per la prima volta ho sentito il reale effetto lifting. Allora, erano ampolle che si assorbivano subito, molto molto acquose, quindi avevano questa texture super sottile che appena appoggiavo si assorbiva, ma perché sono ricchi di acido ialuronico e collagene, ma una volta che l'ampolla si è assorbita, ho subito sentito la pelle compatta e leggermente liftata, non che tirasse, ma in alcune zone sentivo proprio quasi l'effetto di sollevamento. Questa cosa probabilmente l'ho notata io, perché non ho bisogno ancora di liftare, proprio per questo ho notato questo effetto tensore non fastidioso, ma comunque piacevole, quindi mi è piaciuto molto. Io le ampolle le utilizzo come trattamento recovery, perché le utilizzo una volta al mese quando ho a disposizione, proprio per dare una botta alla pelle, e mi sono piaciute molto molto molto, ve li consiglio. Poi ho terminato Daily Chica Barrier, sì, Barrier Chica Daily Serum rinforzante equilibrante uniformante di Uriage. Non è una novità, è già la seconda confezione che utilizzo, questo all'interno al complesso biotico, un siero molto acquoso senza profumo che va a lenire e rigenerare la pelle, va a calmare i pruriti, va proprio a ricostituire la barriera cutanea se ce l'avete soprattutto danneggiata come me, che con l'allergia, ragazza, non vi dico, tra cortisone e cavoli, tra i pruriti eccetera, è stato un mese di incubo, e questo è uno di quei sieri che mi ha salvato, veramente ottimo, ve lo consiglio se avete problematiche di pelle, di squilibri. Questo va proprio a idratare, elasticizzare, uniformare, lenire il rossore, fa tutto e la differenza si vede. Ho terminato il mio grande amore Yalo B5 della Roche-Posay, 30 ml di prodotto, un acido ialuronico che personalmente amo proprio perché ha una texture, perché ne è rimasto un ciccinino, eppure io l'avevo tenuto anche in testa in giù e, è molto compatto, sembra leggermente olioso, che si assorbe subito, lascia la pelle molto 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 rimpolpata. Se cercate un effetto molto idratante e rimpolpante, questo lo è. Su alcune persone ho sentito che tende a rimanere in superficie, su di me personalmente no, la mia pelle se la beve come acqua fresca. Ho adorato questo siero, infatti l'ho ricomprato da 50 ml. Poi ho terminato il contorno occhi di Somatoline, attenua le rughe, borse, occhiaie con acido ialuronico e caffeina. Mi sono trovata molto bene perché effettivamente è un contorno occhi leggermente drenante. Se avete le occhiaie leggere, stanche, va a sgonfiare, ma non quelle patologiche, genetiche, insomma, non quelle importanti. Queste leggere, per chi ha la mia età, leggere occhiaie di poco sonno, di stress, eccetera, vanno bene, soprattutto se lo tenete in frigorifero, idrata molto bene, ma soprattutto anche questo vi dà un effetto tensore sull'occhio. Mi sono trovata molto molto bene, l'ho utilizzato, 15 ml di prodotto, era una crema gel molto leggera, non fa pallini, mi è piaciuto moltissimo. Poi ho terminato la Essence Global Repair, che non si vede niente, di Filorga, un'ottima essence che io lo utilizzavo sia come essence sia come siero, perché è cremoso, ottimo, illumina un sacco, rimpolpa la pelle, idrata, elasticizza, lascia la pelle proprio polposa, visibilmente più luminosa, più uniforme, è veramente super, sia abbinata alle altre siere che ho utilizzato da sola, ottima. Poi ho terminato Helio Care Mineral Fluid Sunscreen Protection SPF 50, è un SPF per il viso minerale, mi è piaciuto molto, anche se come a una di voi le prime volte che lo applicavo pizzicava leggermente, poi ho cominciato a shakerarlo bene e non pizzicava più. Buono, si assorbe subito, si asciuga anche subito, un'ottima base per il make up. Questa è proprio una linea specifica perché proprio sviluppa l'intolleranza al sole, eritemi eccetera. Mi sono trovata molto molto bene, tra l'altro Andrea ha la versione gel oil free e si trova anche lui bene, per essere un maschietto che mette un solare vi dice tutto. Ottimo, ma non lo andrò a ricomprare perché ho altri grandi amori, per esempio come questo mi è piaciuto tantissimo, ma ho anche un full size che lo tengo per agosto quando ci sarà un caldo torrido, Antelios Fluid SPF 50, un buonissimo buonissimo solare, acquosissimo, praticamente una crema acquosa, la applicate, si fissa un nanosecondo, si assorbe e si asciuga. Questa versione fluida ha anche un'azione riequilibrante, quindi vi tiene anche a bada il sebo. Io come lo noto, io non ho queste problematiche, quindi sento proprio che mi asciuga la pelle, cioè quasi alla larga mi va a disidratarla, infatti alla sera tende un po'
ad essere più secca, perché non è un solare adattissimo al mio tipo di pelle, però per agosto sarà adatto anche a me. Per le pelli grasse secondo me è favoloso, è stra ottimo. Per le pelli secche c'è la versione cream idratante che sto utilizzando anch'io e mi trovo bene. Molto buona è Foclair Isobiome, la crema lenitiva per chi fa dei trattamenti disseccanti della pelle, per chi ha l'acne oppure chi ha una pelle molto infiammata. È una linea un po' che si può spaziare, molto buona, molto molto idratante, emolliente e lenitiva. Mi è piaciuta veramente moltissimo, ma dovete avere questo tipo di pelle che necessita di questo tipo di effetti. Poi ho terminato Bambi Oversize Eye di L'Oreal, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché aveva uno scovolino così in silicone che però andava a pizzicare tutte le volte, non allungava un granché, non lo ricomprerò. Come ho terminato questo della Kiko, non so come si chiama, Wonder Woman, non mi è piaciuto neanche questo. Mi piace molto lo scovolino e il suo nero intenso, guardate com'è bello come scovolino, però ragazze, sporcava dappertutto, si faceva fatica a lavorare, l'ho lasciato anche aperto per un bel po', ma non ci siamo. E nulla ragazzi, questi sono stati tutti i miei prodotti finiti di maggio. Fatemi sapere quanti prodotti avete finito voi. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao.